Domani c'è la gara, una gara importante, Ischia-Foggia, ma come giocherà il Foggia contro l'Ischia? Il Foggia giocherà sempre della stessa maniera, mister del derby ci ha abituati anche in assenza di importanti pedine a schierare sempre lo stesso 11 di partenza. Mancheranno, come dicevamo, Che modulo tattico verrà il modulo utilizzato? tattico è sempre il 4-3-3, 4-3-3 che Di mister del zemaniana memoria, Foggia. derby non ha mai modificato se non in qualche occasione soltanto a gara in corso. Quindi diciamo che il 4-3-3 non dovrebbe discostarsi dal seguente, con Narciso tra i pali, la difesa a 4 con Benji Venga, D'Angelo e Potenza, i due centrali D'Angelo e Potenza, Benji Venga e Dall'Occo gli esterni destro e sinistro, quindi questo dovrebbe essere i 4 di difesa. Centrocampo con Agnelli, Minotti, dovrebbe agire uno tra Sicurella e Barraco, bisognerà vedere come il tecnico del derby intenderà gestire la partita. Sicurella è più di un centrocampista di sostegno, mentre Barraco è più di manovra. Poi in avanti il trio Sarno, Iemmello e Cavallaro, che dovrebbero essere confermati tutti e tre. Senti, Foggia che quando si approccia alle partite cerca di spingere subito al massimo. Sì, solitamente il Foggia quest'anno ci ha abituati a dei grandi primi tempi o anche dei pessimi tempi, ma poi magari c'è stata la ripresa che ha compensato un po' tutto quanto, anche se a volte la formazione del derby ha dei cali di tensione e di concentrazione che ci sono costati punti come a Martina e a Melfi, dove subito a partita iniziata abbiamo preso gol e quindi poi non siamo stati più capaci di recuperare. Bisognerà vedere. Zaccheria pieno oppure vuoto come siamo abituati a vedere questi campi di Lega Pro? Ma ultimamente il presidente Verini ha lamentato proprio la mancanza di presenze di pubblico allo stadio. Noi abbiamo una capienza di agibilità a 5.000 posti, però finora neanche nelle partite di cartello come quella col Benevento siamo riusciti a riempirli. Solo in due occasioni abbiamo riempito i 5.000 posti con il Lecce ed il Barletta in casa. Mi fai un pronostico? Ma il pronostico da giornalista e tifoso foggiano mi auguro che ci siano i 3 punti anche per continuare a sperare in questa lotteria dei playoff, però non Quindi l'Ischia non la temete proprio. è che non la, no, gli avversari vanno rispettati tutti, forse anche l'ultima in classifica, perché tu sai benissimo che le partite hanno sempre storia a sé, però insomma sono queste le partite in cui il Foggia deve tentare di fare l'intera posta in palio se vuole sperare.